Voga 2015, giorno 28, c'è caldo e sono nel caos immenso del mio laboratorio perché devo finire i lavori, ma questa è un'altra storia. Allora, argomento di oggi: miglior viaggio all'estero o comunque lontano da casa. Gennaio 1999. Per soli 5 giorni, all'inizio di gennaio, credo dal 2 al 7 o dal 3 all'8, ero militare, ero obiettore di coscienza, ero in licenza ordinaria con l'autorizzazione ad andare all'estero. E sono stato in Germania, a Monaco di Baviera, per questi 5 giorni. È stato il mio primo viaggio di tutto relax in Germania. C'ero stato in Germania, a Monaco, l'anno prima, ma per altri motivi. Quindi diciamo che è stato un modo di rivivere la Germania, di poter avere qualche ricordo un pochino più tranquillo della città di Monaco di Baviera, che è una città abnorme, proprio gigantesca. Eppure sono riuscito a ottenere quei ricordi piacevoli, ho visitato tutta una serie di posti, il giardino inglese su consiglio di tantissimi, in cui non c'era nulla perché a gennaio è una sorta di mortorio, ho incontrato un gruppetto di italiani che giocava a pallone, ma tipo 7-8 persone in tutto. Il parco olimpionico, il cosiddetto Olympiacentrum, dove invece c'era un sacco di gente, il laghetto con le anatre, il bistrò, tutto la notte col giorno, come si suol dire. E tutta un'altra serie di posti che sono stato curioso un pochettino di vedere, Marienplatz, l'Angelo della Pace, eccetera. E insomma, questo è stato il mio viaggio all'estero che ricordo maggiormente, perché di altri viaggi non sono andato moltissimo all'estero. Come ho detto, mi piacerebbe andare in Canada, ma nulla di che. E voi, il vostro miglior viaggio all'estero o comunque lontano da casa? Fatemelo sapere con un commento e come sempre ricordate di fare pollice in alto, condividere questo vlog e iscrivervi al canale. Io sono Grizzly, questo era Voga 2015 giorno 28, noi ci vediamo domani col prossimo vlog. Ciao a tutti!